diritto alla proprietà, ho fatto cose positive, ho fatto cose negative. Questo è il modo con cui alla fine ci si misura. Allora, cosa sta mostrando? Lilli, ha parlato di credibilità e di distanza del suo programma dal Movimento 5 Stelle. Allora io invito a casa ad andare, o a guardare in questo momento, ad andare su un qualsiasi motore di ricerca e digitare patto del parlamentare, 6 punti meravigliosi con cui c'è scritto: prometto solennemente, cioè il signor Lupi alla mia sinistra e tutti i parlamentari del centrodestra nel 2013, elezioni, vedete, 24 e 25 febbraio, promettevano solennemente quello che il Movimento 5 Stelle ha proposto e che loro hanno bocciato, ve lo dico molto tranquillamente, dimezzamento degli emolumenti dei parlamentari, l'abbiamo proposto, legge Lombardi, Lupi e il suo partito l'hanno bocciata, il Movimento 5 Stelle se l'è fatta addosso per se stesso. Io mi dimezzo gli stipendi come tutti i miei colleghi senza bisogno di una legge. Posso chiederle una cortesia a entrambi? Scusate. Sì, so, se vogliamo... Siccome state continuando a guardare la telecamera lei. Inquadra. No, intanto guardatevi certo, tra di voi guardo... che state... Ecco, io perché io questo non lei, è l'appello guardo... finale vorrei guardare direttore. Anche a casa la gente perché è importante. Sì, io sì, penso sì. Che guardando negli occhi si possa anche capire chi sta mentendo e chi dice la verità. Dimezzamento del numero dei parlamentari. Prometteva Lupi e i suoi colleghi di Forza Italia, di Berlusconi, il dimezzamento dei parlamentari. Sapete che l'abbiamo proposto decine di volte nelle riforme costituzionali. Facevo referendum, Lupi... voi l'avete bocciato. Esatto. No. Non c'era mica dimezzamento dei parlamentari. Quali sono emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle bocciati nonostante questo? Vado velocemente. Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, presentate dai 5 Stelle, bocciate da Lupi, che invece ha votato la riforma Letta che manteneva in vita il finanziamento pubblico. Poi siamo al masochismo, all'ironia, mandato degli elettori, non tradire il mandato degli elettori. Berlusconi è stato sottoposto a indagine, inchiesta per la compravendita di parlamentari, e questo dice di rispettare il mandato dei parlamentari. Aspetti, no, lo faccio dire a Lupi il programma. Per concludere, di convincere tutti, magari parliamo trasparenza di... nei redditi, 368 milioni di euro frodati al fisco, e concludo, concluso. Ascolti, e due legislature. Lupi, allora, penso che ne abbia già fatte 4 e qua dicono questo che dico, guardate i fatti, non guardate chi li dice, i fatti dicono che chi vi fa delle promesse oggi le ha già tradite tutte. Allora, onorevole...